Anche il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, in attesa di conoscere gli esiti delle verifiche sull'iter burocratico che ha portato alla concessione dei permessi per la realizzazione del supermercato Lidl in un'area già affidata in gestione al consorzio di bonifica integrale comprensorio Sarno. Il primo cittadino è certo però sulla regolarità dell'operato dei tecnici comunali. Mi auguro che possa intervenire qualcuno e verificare quello che sta succedendo, perché poi c'è questo esposto da parte della Confcommercio. Ci sono degli esposti precedenti fatti da me come amministrazione e quindi mi auguro che si possa andare a verificare, ma non sulla correttezza, diciamo, di quello che ha fatto l'ufficio comunale, perché la legge è chiara e quindi bisogna dare determinate autorizzazioni, ma su quello che se è possibile o meno che all'interno di una struttura consortile, quella del consorzio di bonifica, possa nascere una struttura commerciale, una struttura che possa un supermercato. Quindi. Quindi domani io potrei chiedere anch'io un'autorizzazione per costruire, diciamo, un habitat dove commercializzare qualche altro prodotto. Deve rivolgersi al consorzio di bonifica e lì magari le danno l'autorizzazione a discapito di quelli che poi erano i progetti su quell'area. Io credo che alla fine può avere anche lei Il l'autorizzazione. sindaco non può fare nulla. Purtroppo io ho scritto al commissario, il quale ha difeso non la sua posizione, la posizione dei precedenti, parlo del commissario del consorzio, il quale dice qualcosa nato negli anni 2010-2012, se ho capito bene, con le autorizzazioni che erano state date già illo tempore e che alla fine adesso lui non può fare niente.